Eccoci qua, questo è il secondo video del Metal Detector Rutus, dove proseguiamo il primo video e che eravamo proprio in questa posizione qui della spiegazione del display e dei parametri nel settore audio. Visto tutto quanto, già spiegato tutto, apparecchio abbastanza semplice da imparare e impostare, ma con tante funzioni col quale si può fare quello che uno vuole, bene. Proseguiamo e andiamo nel modo parametri screen. Nel modo screen cosa abbiamo? Abbiamo il backlight, la regolazione della luminosità del display, poi abbiamo ID type è praticamente il tipo di rilevatore di identificazione dell'oggetto, hai capito? Che si può impostare come reale. Poi in vari tipi di terreno più o meno mineralizzati o differenti si può anche fare la lettura del VDI in tipo reale oppure con uno spostamento di 6 kHz o 12 kHz. Dopo uno sceglie. Questo è programmabile in tutti i canti e si consiglia, fatte le prove, visto come funziona, nel terreno provare tutte queste cose e quando si trova i parametri e la combinazione di settaggi che nel terreno, in quello che ci si trova, va meglio, ci lascia così come uno trova. Hold time cos'è? Hold time è 5 secondi, è praticamente il tempo che appare l'oggetto, il VDI oppure le stanghettine del display grafico, in memoria sul display che te le fa vedere. Passati 5 secondi si azzera e dopo va avanti. Con la sua elaborazione e ogni volta che rileva qualcosa lo dispone sul display. E poi dopo qua c'è la scelta dei linguaggi che ci sono 4 o 5 lingue. Ecco, direi che abbiamo visto tutto. Adesso mi metto in movimento. A zero. Faccio due o tre regolazioni, giusto per fare un po' di. Ecco, direi di fare qualche prova. Allora, abbiamo già visto prima il discorso. Allora, guardiamo un po' il VDI degli oggetti. Questi sono 50 centesimi. Segna 100, questo è 1 euro, 96, qui ci passo con una batteria da 1,5 V, questa è di carbone alcalina, praticamente non la segna neppure perché abbiamo impostato la discriminazione a 20, questo è un anellino, 107 perché è molto conduttore, questo è un pentolino in peltro, 92, questo è il cagnetto di prima, 10, 14 perché è ferro e segna basso e qua si vede nel grafico che fa il vettoriale, più è ferro e più vengono dei brutti, diciamo, questo tappo di ferro. Quando l'oggetto è buono fa delle belle linee diritte. Quando l'oggetto è ferroso fa delle iperboli strane. Ora guardiamo un po' la profondità. Centesimi. Centimetri. Piccolo anellino, centimetri,
Vedete, qui c'è la bobina strutturata a doppia D con l'avvolgimento che passa dentro, e devo dire che ha delle ottime prestazioni di profondità. Questo è l'euro. Siamo circa sui 40, 39. Qui abbiamo il pentolino di peltro. Siamo sui 58, 60. Qui abbiamo la batteria di prima, non la suona, si noti anche che perfetta discriminazione. Qui ho un centesimino lo sappiamo che è di ferro ramato. E lo segna a valore alto. Centimetri, un bel centesimino da 200. Qui c'è il cagnetto di ferro, vedi, solo che io lo tengo così che dà un'immagine più grande, lo segna ai buoni 60 centimetri, solo che lo piego, che lo metto di taglio, vedi, viene discriminato e non fa mica dei falsi segnali, dei trilli, eh. Senti che precisione che ha. Ecco, visto tutti i settaggi del display e le prove tecniche di profondità, ora sappiamo che l'apparecchio è in motion discriminazione, lo impostiamo a doppio modo d'uso, mixed, e ci aggiungiamo anche il modo di ricerca non motion, all metal. Andiamo nella pagina menu dell'audio, threshold level è la regolazione della soglia del suono del fischietto, threshold tone, threshold sense lo aumento, che è la sensibilità del threshold del canale all metal non motion, già aumentandolo e passando oltre il 10 lui diventa già non motion e io lo metto al massimo, così do massima sensibilità. Attenzione, in all metal non motion l'apparecchio è potentissimo. Combinando questi due tipi di ricerca, non motion e motion discriminante, si ha un apparecchio che è una bomba, non ce n'è più per nessuno. Aumentiamo anche un po' il guadagno audio e poi rifacciamo le prove. Vediamo cosa cambia. Guarda, mi tocca stare anche lontano. Si sente la soglia del suono, addirittura mi avvicino così e sente la macchina fotografica a 60 centimetri. Guarda, vedi, in funzione non motion all metal, vedi, sente già lo spiffero. Sente già un piccolo spifferino a 42. Questo è il pentolino. Ecco. Passando con la batteria che viene discriminata, cosa succede?
la rileva nella funzione non motion all metal, tutti metalli. Così, quando si sa che c'è un oggetto cattivo o ferroso, viene rilevato nella funzione all metal non motion. Vedi? Anche stando fermo sull'oggetto lo segnala sempre, ma non suona quella del circuito di discriminazione motion. Imparando bene tutte queste funzioni, uno riesce a regolarsi la ricerca del segnale, la ricerca degli oggetti come vuole lui. Vedi? Oggetto da discriminare. Suona solo il non motion. Oggetto buono, 1 euro. Suona sia il circuito audio non motion all metal e sia l'altro circuito motion discriminazione e lo rileva. Guarda. Io adesso sono circa 45 centimetri. Come mi avvicino a 45 centimetri l'euro, il non motion comincia già a fischiare, ad alzarsi un pelo dalla soglia del suono. Guardiamo anche la velocità. Ha una velocità micidiale di recovery, di identificazione degli oggetti. L'importante è, visto che ha un apparecchio con tante regolazioni, ci sono tutte, l'importante è che nel terreno che uno ci si trova, cercare di individuare qual è la frequenza che penetra meglio, che rende l'apparecchio più stabile, fare tutte queste regolazioni, provare anche qual è il tipo di ricerca che rende di più fra deep, super deep e coin, e dopo uno con l'esperienza, più ci si fa esperienza e più questo metal detector vi dà delle conferme, dei ritrovamenti. Bene, direi che abbiamo finito. Aspetto le vostre ordinazioni e ci sentiamo per le prossime novità. Buongiorno!